Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Paper Mario The Origami King. Sono rientrato un attimo nella casa dei tranelli, Ninja Land, e io volevo vedere se c'era qualcosa qui, e effettivamente non c'è assolutamente niente. Quindi il posto dove credevo fosse l'ultimo Toad non è questo. Quindi ok, mi ero sbagliato, è la strada giusta questa. C'è un problema, che io tutte le volte che devo venire qui dentro, quindi devo ritrovare tutti quanti i ninja? Ogni volta? È un po' meh come cosa. Io speravo li tenessi almeno trovati, quelli che avevamo già scoperto. Quindi immagino che ci saranno nuovamente tutti i nemici, tutte le volte. Scopriamolo insieme, ma ovviamente a voi lo salterò, perciò taglierò tutto. Io nel frattempo cercherò i vari Toad e se ne troverò qualcuno nuovo ve lo farò vedere. Ok, qui ci sono solo i Toad e non ci sono i nemici. Quindi è più semplice da affrontare questa zona. Bene, ottimo. Questa è una cosa positiva. Ah, era lì uno. Guardate voi. Ma guardate un po' voi se... Quello di sicuro non l'avevo trovato. Sono più che certo che quello mi era mancato proprio alla conta. Sì, grande, hai trovato tutti i 25 ninja nascosti. Congratulazioni per la tua impeccabile impresa. Era al cassetto. Era al cassetto. Voi mi avete anche scritto nell'episodio precedente, ma... grande, l'ho trovato. Yes, grandi. Il tuo livello ninja è super ninja. Ti sei meritato questa ricompensa. Che cosa? Immaginavo sagome dei ninja, tesori da collezione. Immaginavo. Hai sentito? Punteggio pieno. Ninja di te, olè, ok, perfetto, queste battutone fantastiche, vabbè, ogni tanto li partono, ok, perfetto, tesori da collezione trovati al labirinto dei ninja, quindi l'abbiamo completato al 100% il labirinto dei ninja, yes, io a questo punto, in questo episodio, vorrei andare anche al dojo, giusto per fare anche la, ve lo ricordate, la prova, quella esperta, il livello quello sopra, però prima di farlo, ci sono delle zone che c'erano precluse prima. Non potevamo entrarci. Tipo la porta quassù in alto. Ora abbiamo il passepartout. Prima non potevamo entrarci noi qui. E c'è anche uno strappo, vedo, lì dietro. No, senti, bella, a porta. Insomma, è un po'... devi aprirti. Abbiamo il passepartout, quindi... A meno che qualcuno abbia cambiato serratura nel frattempo. Trio Fiesta, cibo in scatola. Bellissimi. Questo è veramente carino da trovare. Era molto molto carino quello, il trio. È uno dei tesori da collezione che per ora mi stanno piacendo di più. Guardate un po' chi c'è qua. Strappi, strambi, riparati. 100%. E l'avete riconosciuto, no? Molto probabilmente ci saranno dei nuovi oggettini che ci aspettano. Che figata! Non vedo l'ora di vedere. Che cosa sono? Che tra l'altro ci ho fatto caso ora. Cioè, sopra il fungo c'è proprio i tondini del numero del vecchio telefono, di quelli che ci mettevi il dito dentro e giravi. Qualcuno di voi è abbastanza anziano da, come il sottoscritto, del resto, da ricordarsene. Guardate un po' lì che cosa non c'è. Bellissima sta cosa, bellissima. Ah, grazie mille Mario, pensavo di rimanere là incastrato per sempre. Ti trovi in una delle succursali del centro di ricerca di questa zona, Ninja Land. Allora Mario, vuoi telefaxportarti al centro di ricerca principale? Sì. Perché a sto punto io sono curioso di vedere se c'è qualcosa di nuovo. Perché di solito quando noi abbiamo sbloccato queste porte ci ha dato anche roba nuova. Non è vero. Però proviamo. Guardate lì com'è il toddino ricercatore con la chiave inglese in mano. È spettacolare, lui. Io continuerò le mie ricerche qui, ok. Niente allora? Nulla? Niente di niente? Peccato. Ninja Land. Abbiamo sbloccato comunque la succursale di Ninja Land, cioè l'ennesimo teletrasporto per un altro luogo. È molto molto connesso questo gioco, decisamente molto molto connesso. Bello, 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 mi fa veramente tanto piacere sta cosa. Ok, quindi c'è niente qui, monetucce, qualcosina, un Toad. Che i Toad non li abbiamo trovati tutti se non erro, di Ninja Land, quindi è sempre bene...
cercare in giro, anche perché voi me ne avevate detto uno che io ancora non sono andato a riprendere. Appunto, che era nello scorso episodio. Che evidentemente io proprio non ho manco visto per sbaglio. Sta moneta alla 10, prendiamola, perché no? Allora, che altro c'era da aprire qui? Ah, è vero! Prima di andare qui dentro c'era la zona, quella famosa. Quella che avevamo aperto e non c'eravamo mai entrati. A parte il dojo, ma questa sopra. E questa porta, credo anche, che era chiusa. No, no, qui ci siamo decisamente entrati. Voce del verbo dicere, io dicio, tu dici, egli dice. Sarebbe quasi corretto, quasi corretto. Questa zona, in quella porta, noi non ci eravamo entrati. Perché era chiusa, ma noi abbiamo il passepartout adesso. Che c'è qui dentro? Casa enigmistica. È vero, la casa enigmistica. La chiesa. Non ne becco una, oggi è così. Vabbè, riuscirai a risolvere l'indovinello? Con la scritta al contrario sotto, bellissima. Sempre riuscirai a risolvere l'indovinello, però specchiata. Bellissimo. Beh, io smartello qualcosa. Povero Bobby, me l'avete detto anche voi quante martellate ha preso il nostro povero Bobby. Forse questo è il risultato finale facendo gli altri enigmi. Magari. Cioè, una stanza che ti si sblocca dopo aver fatto gli altri enigmi. Tipo. Sono due stanze uguali? Beh, io ora ho messo tutto verde, eh. Noi non ci pensiamo più. C'è qualcos'altro di diverso, forse? Parte il cassetto aperto? Qui ci sono tre casse e non si possono spostare. Ti è piaciuto? Gli è piaciuto? Benissimo! Non ho capito perché. Ho fatto scorrere al contrario sti pannelli aprendoli e chiudendoli per caso. Perché mi sa che, vedete? Forse li ho fatti. Li ho scambiati di posizione neanche rendendomene conto. Però aprendoli e chiudendoli forse li ho scambiati di posizione. Alla faccia! Un cuore PV Max! Bene! Figuriamoci un po' se sono infelice di ciò. Alla grande. Ottimo così. C'è nient'altro? Sì, lo so che è un bel premio lo stesso. Lo so, però. Cioè, che c'ero? No, direi che qui abbiamo trovato tutto. Ah, no, aspetta. Non, aspetta, just a moment. Torno un attimo indietro, Mario, perché non sono andato a vedere dentro. No, riapri. Non sono andato a vedere dentro le porte della stanza a destra. Per la verità, non ho neanche saltato. Ok. Sì, si scambiavano, vedete? Come l'ho fatto io prima, io li ho scambiati. L'ho fatto a caso, ma l'ho fatto. L'importante è questo. Ho scambiato i pannelli aprendoli in quella maniera particolare, cioè non richiudendo subito quello corretto. Fantastico, fantastico. Ho fatto una cosa senza rendermene conto, che succede sempre molto spesso, ma sono dettagli. E questo era chiuso. Il centro foto. No, era aperto. E noi non ci eravamo mai entrati. Ah! E l'ho visto triste. Ho detto proviamo a tirargli una roba. Magari si rallegra. Effettivamente. Ero venuto a far incorniciare una foto. Ma in cornice ci sono finito io. Che storia. Mi devi dire altro? Che costume scelgo per la foto? Ah, decidere è così difficile. C'è un problema. Che manca il fotografo. Bellissimo questo. Non c'è niente qui dietro? Davvero, davvero, davvero? Non posso neanche tirarlo tramite una piastra, niente? Come l'impressione che qui manchi qualcosa. Qui manca il tizio che apre il negozio. Dove potrebbe essere? Tra l'altro, lui mi ha segnalato che c'è. Ah, e perché io lì sopra non ci sono mai andato?
Che scemo. Ma perché sta cosa? Cioè, veramente, me la sono persa così palesemente sta parte. Non questa, sono andato qui a prendere le monete. Questa. Che come minimo ci sarà anche il tizio che... Non distruggermi, sono solo un vecchio cartello che dirige il posto? O forse no? Oh, sei tu Mario. Dicono che in questo studio fotografico si possono indossare costumi di ogni tipo. Fortissimo. No. Ah, volevo colpire il cartello. Questa sono quasi sicuro di non esserci mai entrato. E c'è un tizio qui. Ok, grandi. E vai, liberato il Toddino. A volte sento dei passi sul tetto. È di sicuro solo un topo, vero? Di sicuro, guarda, ero io. Quello è il problema. Biglietto, prego. Perfetto. Biglietto VIP. Prego, onorevoli VIP. Tesoro? Vai, ruota nel santuario delle acque. Ma quanto è grande sto posto? Ma c'è di tutto. Più coriandoli, giusto per soddisfazione personale, per gradire coriandoli. Bene. Io provo sempre a saltare sopra questi perché non si sa mai. Alle volte ci potrebbero essere anche dei blocchi nascosti, interrogativi, no? Ok. Vediamo un po' se riesco a trovare altro, in questo posto. A parte il Goomba nascosto dietro il cartello. Ma questa è un'altra porta. Cioè io l'altra volta... Che ho guardato esattamente? Oh, guardate voi quante monete! Anche da 100! Wow! La pioggia di monete proprio! Non ho provato a vedere se qualcuno scompare dopo un po' che aspetti. Sapete come fanno di solito le monete, no? Se aspetti troppo a prenderle, poi alla fine scompaiono. In questo caso non è successo, però le ho prese tutte abbastanza velocemente, quindi non saprei. Ho un po' di gente dietro, ma giusto un pelo. Entriamo in una casa, va, almeno magari scappiamo. Esatto, questi respawnano di nemici però. Non è come quelli dentro alla casa degli enigmi. E quindi, eccoli qui. Tre addirittura. Forse era questo il cassetto che mi dicevate voi, sapete? Stiamo giocando al gioco della sedia con i nostri Zabuton. Sono cuscini tradizionali che si usano per sedersi sui tatami. Non lo sapevo. L'avrò detto, pronunciato giusto. Non lo so. Zabuton? Zabuton? O Zabuton, forse? Zabuton? Non lo so come si pronuncia, non sapevo il nome. Cosa? Mi hanno di nuovo sfilato lo Zabuton preferito là sotto gli occhi? Mi sono preso uno Zabuton giusto in tempo. Ragazzi, chiedo perdono per la pronuncia nel caso sia errata, ma non conoscevo il termine proprio. Non l'avevo mai sentito, è bellissimo. Si scoprono anche i termini giapponesi. E che cosa sono anche, tra l'altro, te lo dice il gioco. Perfetto, io me lo sono già dimenticato. Ma dettagli, ste cose, dettagli. Squisquigli e pinzi in lacchere, no? Come direbbe qualcuno della Disney. Allora, ok, entriamo qui dentro. Già visitato. Ma possiamo entrare qui dentro noi ora col passepartout? Sono ritornato alla porta dell'inizio proprio di Ninja Land sulla destra. E c'è il piano sopra? Urca. Magari c'è il tizio del negozio. Dove diamine è? Ma sei dietro la porta? Perché ho visto che tremava. Ho detto, ma allora c'è qualcuno lì dietro. Ah, sei tu Mario, meno male. Quei soldati origami sembrano tosti. Perciò ho effettuato una ritirata strategica. Ora che ci sei tu qui, sono sicuro che andrà tutto bene e che potrò riaprire il negozio di souvenir. Vai così, yes! Grazie al passepartout, quindi, si possono sbloccare i negozi veri e propri. Mentre quello di souvenir davanti non c'era nessuno, eh. Ci sono già stato. Oh cavolo. Oh cavolo. Quanta roba! Ti va di acquistare un souvenir di Ninja Land? Ma anche sì! 12.008. Eh sì però. Sì. Cavolo. Mi hai rapinato. Però ok, va bene. A questo punto io prenderei anche il martello di ghiaccio. Un martello che si congela quando colpisci i nemici. Facciamo tre? Sì? No, uno? Uno solo? Facciamo uno solo, va. Ci allarghiamo. Uno e uno. Io prenderei un altro di questi, visto che ne abbiamo uno solo e l'ho già usato diverse volte.
E in più prenderei anche la nuova coda che mi piace parecchio. Anche perché l'avete visto contro i ninja, questa funziona, il martello no. Perciò una in più fa comodo. Va bene, d'accordo. Che bello però. No, aspetta, perché mi hai appena dato un no, guarda. Fungo luccicoso, questo. Sì, uno. Va bene. Ripristina ancora più salute, l'avete visto? Vedete in basso a destra. Ok, basta. Perfetto. Ah. Sono estremamente soddisfatto. Sapete cosa? Io non ho ancora provato a utilizzare le teste. Quelle che avevamo. Magari se le utilizzo succede qualcosa? O non sono utilizzabili forse? Ah, non sono tra gli accessori. E dove sono allora? Ah, tra gli oggetti chiave. Tra gli oggetti chiave? Qui non c'era nessuno, eh. Nuovo record, hai ottenuto l'illustrazione del pesce smack. Bellissima sta cosa. Sono venuto qui per provare un po' a pescare. Al cartello quello... sopra le foto non c'era assolutamente niente. Però ho detto, proviamo a venire a pescare. Magari c'è qualcosa, magari ci dà qualcosa il gioco. Non lo so, c'è un altro Toad che non ho trovato. Ho provato così per puro spirito sportivo. E obiettivamente per ora non ho trovato niente a parte pesci smack. Quindi non credo ci sia nient'altro io qui, onestamente. Proverò a prenderne un altro di quelli grossi, giusto per soddisfazione personale, ma non penso... ah no, addirittura è scomparso, guardate, quindi... secondo me non c'è proprio niente. Che cos'è quello? Che cos'è quello? No, 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 fermo! Che cos'è questo? Ma questo mangia me, è una balena, che non è un pesce smack. Vieni qui. Ma ci mangia. Oh cavolo. Ah no. Che cosa? Ma ho sbloccato roba, che ho fatto? No, no, Fefe, nulla. Sì, ho pescato abbastanza. Che è successo? Sembra che tu abbia preso delle imitazioni, perciò eccoti un premio di consolazione, 100 monete, cioè denari. Ah, se prendi quelli enormi ti dà 100 monete, quindi perché sono imitazioni. Ma quindi non è che li devo andare a trovare poi? No, non credo. No, ma che bello, che spettacolo sta cosa. Blocco nascosto, con un lanciartello, grandi. Avete visto? Qui dove sono i tartossi che si lanciano la palla, tra l'altro ossa compiaciute e ossa soddisfatte, bellissimo, bellissimo. I loro dialoghi sono qualcosa di veramente meraviglioso. Tocca al dojo, eh? Tocca al dojo, ragazzi. Vediamo un po' come funziona il la sfida, quella esperta, com'è che si chiamava? Che credo che sia proprio la Koopa, il tesoro della collezione che ci verrà dato come premio. Quindi, per esperti... sono sempre più contento di aver pagato all'inizio tutto quanto, perché altrimenti, secondo me, alla fine i soldi erano molto peggio. 80 punti? Oh, wow. 80 punti. La farò mai 80 punti. E chi gli fa 80 punti? Mario. Mario. Scusi, posso riniziare? Ho gentilmente sbagliato tutto. Ci proviamo lo stesso, ragazzi. Ci proviamo lo stesso perché noi siamo... siamo pro! No, questo l'ho sbagliato. Quindi niente. Ok. È vero che siamo pro, io tento a dirlo. Facciamo bellamente schifo. Vai! Vieni mio! 5. Ok. Quanto siamo? Siamo a 29. Facciamo schifo. Abbiamo 30 secondi. Siamo a 29. Facciamo veramente schifo. Ok, quello da 8 lo voglio. Quello da 8 lo voglio. Vai! Grandi così. 2, no, meno 1. Vabbè, magari ci sarà utile alla fine il meno 1. Dai, ci servirà quando arriveremo in fondo. L'8, mio. Ah, sbagliato, mio. 5. Ne prendessi uno. Sto mirando all'8, che non c'è modo prendere, evidentemente. Grandi, ce l'ho fatta. Ok, peccato che siamo a 57 e mancano 2 secondi. Ce la possiamo fare. Allora, secondo me è facile. Perché io ho... Sire, sarei... Sire? Sarei onorato se volesse degnarsi di riprovare la modalità per esperti a titolo gratuito, ovviamente.
No, dai, bellissimo. Sire ti chiamano addirittura. Se tu hai la modalità per esperti, cioè il VIP, addirittura Sire. Questa è bellissima, è semplicemente epica questa. Cioè, dai, ma come... No, vabbè, ha vinto tutto sto gioco col Sire, ha vinto tutto. Mio! Quello da 8 preso. Yes, da 8 preso, vai, no, vabbè, preso da 3. Non è comunque male come cosa. Benissimo così, vai, che prendi quello sotto. È comunque un 1, che schifo non fa, è comunque un 3. È comunque un 5. Quanto siamo? 61? Ok, 64. No, Ale, qualcosa prendilo però, vai. Grandi. 8. 79, un 1, datemi un 1. Datemi un 1, maledetti. Vabbè, meno 1 e 2. Sì. Oh, ce l'ho fatta, 80 punti. Basta. Che è successo? Ho buttato. Ah, ma era un Toad? Ma l'obiettivo l'ho preso, l'ho raggiunto. Cioè, sono 80 punti. Ah, si potevano anche superare. Ah, ok, non l'avevo capito, scusate. Mi era avanzato un botto di tempo. Pensavo dovessi fare 80 punti precisi. L'avevo capito male. Cupa carta pestifero. E se rivinciamo, credo ci dia lassù il funghetto lucente. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Grandi. Ci deve dire altro? No, basta. Basta così. Ok, fatto anche il dojo. Yes, altro tesoro da collezione recuperato, tra l'altro. Tra parentesi. Grandi in questo modo. Quanti tesori da collezione ci mancano? Giusto per curiosità mia personale, per completare Ninja Land. 80%. E dobbiamo ancora fare il castello, comunque. Perciò non mi voglio perdere troppo nell'esplorare troppo, diciamo, questa parte. Perché il castello manca. E diverse cose potrebbero essere anche lì. Qui c'è roba. C'è roba. C'è un Toddino, poverino. Roba. Chiamiamolo roba. Se ti sei perso, controlla il tabellone di informazioni qua fuori. È la tua guida per tutta Ninja Land. Allora, all'inizio, obiettivamente ci vuole il cartello. Perché ti perdi? È talmente grande che ti ci perdi. Già che c'ero, mi ero un attimo incastrato. Ma va bene così. Perfetto, Toddino e monete allora. Io a sto punto direi che ci siamo esplorati abbastanza bene tutta la parte di Ninja Land. Quindi sono molto, molto soddisfatto del risultato. Mi sarò perso qualcosa? Sicuramente, ma ci potete giurare che mi sono perso qualcosa. Il punto è che la mia esplorazione è stata comunque soddisfacente per quanto mi riguarda. Queste zone le avevo già guardate per conto mio, dove non avete visto che... Cioè, se non vi ho messo roba a schermo è perché ci sono stato per conto mio. Quindi tranquilli. Nel prossimo episodio andremo... dai che ce la facciamo! Dai che ce la svigniamo! Grandi! Andremo al castello. Questo è stato un episodio esplorativo. E ci sta, no? Ci sta tutto. Nel prossimo andremo al castello di Ninja Land. Abbiamo il passepartout e vedremo che ci aspetta lì dentro. Non vedo l'ora. Per questo episodio quindi ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video. Se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. Ovviamente se vi va, se vi fa piacere. Ok, ero impaurito da quei ninji lì sotto. E noi ci vediamo alla prossima.